Allora, Gabriele, come vedi, questa sala non è ancora finita perché noi abbiamo aperto, nemmeno abbiamo inaugurato, però già hanno mangiato anche ieri, abbiamo aperto ieri sabato 24 di marzo ufficialmente, ma sarà pronto, ci vorranno ancora 2 settimane. Anche qui continuano, guardate questi meravigliosi cocci dell'antica Roma, e lì verrà fatto un bar, un montacarichi, ci sono i servizi, toilette anche sopra, e chiaramente abbiamo la TV per vedere tutte quante le partite, tutto il calcio, tutto lo sport internazionale grazie a Sky e Mediaset. Ma una cosa meravigliosa che ancora non è pronta: abbiamo una terrazza enorme alla sinistra, che è la stessa terrazza dell'Alibi, una parte di quella terrazza, e una terrazza un po' più piccolina. Adesso piove, però fuori piove, quindi non possiamo, almeno io ci bagniamo, però è meravigliosa, c'è una vista fantastica, la vista del Monte dei Cocci. Mi dispiace che piove, non possiamo andare a farvi vedere il monte, però magari è un'occasione buona per venirci a trovare qui alla Maison Ladina, in via di Monte Testaccio numero 39, e quindi sta piovendo fuori e non potete vedere questo meraviglioso monte fatto tutto di cocci. Cocci, 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 è diventata una montagna. Però se poi riprende, che viene, vedi queste bocche di lupo? Allora, qui si riprende dalla cucina. La cucina è a giorno, è a vista, si può vedere, ma in terrazza, dalle altre sale, si vede proprio le sale sottostanti. Da noi c'è ogni sera, 7 sere su 7, la possibilità di mangiare, dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino. Ogni sera animazione, musica live, DJ set, quindi il compleanno ideale è proprio qui da noi. Questa Maison Ladina fa parte del nostro gruppo Aldo Ceccarelli Production, che come sai organizza molti eventi culturali, musicali, concerti, manifestazioni estive come quella di Roma Latin Village, e noi comunichiamo attraverso sia le nostre pagine Facebook, sia attraverso una trasmissione dove tu spesso sei ospite a Radio Mambo, che si chiama proprio Roma Latin Village Show, perché noi ci teniamo molto a questa manifestazione, che è l'unica gratuita fra l'altro, 3 mesi dura, quest'anno è la sua seconda edizione, sta proprio sulla banchina del Lungotevere in Piazza dei Tribunali, precisamente sotto Ponte Umberto I. Si scendono le scale, c'è una lunga passeggiata ed è completamente gratuita. Addirittura nei 3 mesi estivi, da giugno a settembre, nel nostro palcoscenico avremo ogni sera un musical, ogni giorno animazione, tanti concerti, e poi gratuitamente dalla mattina fino alle 3 del mattino c'è un programma, scuola di ballo gratuita con tante scuole e grandi maestri. Gratuitamente loro pubblicizzano la propria scuola, poi magari chi vuole gratuitamente si iscrive al corso e magari poi, oppure viene a fare una lezione, andrà a scuola dal maestro che qui preferisce. Faremo anche, in collaborazione con ben 10 palestre della capitale, dimostrazioni e scuola di vario fitness, gratuitamente sempre. Avremo il Nolo Bici, perché c'è una pista ciclopedonabile, 2 ristoranti, un piccolo centro commerciale con stand tipici di artigianato, con stand tipici di abbigliamento, insomma Roma Latin Village, la prima e unica manifestazione latina al 100%, completamente gratuita. Poi di concerti ne organizziamo tanti, abbiamo adesso con Irma e Ulisse, Clave de Son e Timbalaye, Mondo Cubano, una raccolta, una petizione proprio di firme, dopo che la rumba è diventata patrimonio immateriale e culturale dell'umanità presso l'UNESCO, stiamo raccogliendo un dossier anche perché il son abbia gli stessi meriti della rumba, cioè che diventi patrimonio immateriale dell'umanità all'UNESCO. E venerdì 7 di aprile faremo una grande festa al Planet Roma con tanti grandi percussionisti, voci, la tradizionale autentica Cuba, la musica, la salsa. Poi invece per gli amici che capiscono i ritmi un po' più moderni come la musica urbana, stiamo organizzando il giorno venerdì 14 aprile una star internazionale come Nicky Jam, che quest'anno ha vinto il premio quale miglior artista latino del mondo. Noi di Roma Latin Village organizziamo questo grande evento venerdì 14 aprile all'Atlantico. Io non voglio approfittare e annoiare tutto quanto il pubblico
con i nostri eventi che possono vedere le nostre pagine o ascoltare su Radio Mambo, andrei a riprendere una canzone della Voce, La Voce di Cuba, di Teresa La Fauria, che è tutte le settimane qui alla Maison Latina di Testaccio. Vogliamo andare? El Portus, el Miki y Mamichuri la Santiaguera, un fuerte aplauso, ragazzi.